Grazie, l'invito speciale proprio perché in questi giorni ricordiamo Paolo Borsellino alla sua scuola, quindi mi fa piacere ancora di più essere stato invitato qui e poter essere presente qui. Questo è il quinto libro che scrivo con Antonio Di Caso. Antonio Di Caso è un figlio del sud, povero. Padre che è morto a 4 anni, sua madre l'ha mantenuto all'università con la pensione di versificata, era giovane, economista corrispondente della Gazzetta del Sud, non riusciva nemmeno a lavorare qui. È dovuto emigrare, è rimasto con la schiena dritta, non si è prostituita nessuna forma di potere, è andato in Canada a Toronto e ha iniziato a fare il correttore di bozze del Corriere Canadese. Ora poi direttore del Corriere Canadese, ha scritto decine di libri sulle Marche del mondo e insegna in due università negli Stati Uniti e in Canada. E quindi ho pensato che proprio Di Caso poteva incarnare le persone oneste per bene del Sud che quando vanno fuori danno al sud della nostra terra, anche perché avevo più volte rifiutato di scrivere libri con autori importanti che vedete magari anche in televisione, sui giornali, però ritenevo che era importante, cioè parlare di lotta alla mafia è una cosa seria, importante, delicata, bisogna stare molto attenti, bisogna andare in punta di piedi, c'è gente che è morta nella giustizia, nei valori, nell'onestà. E quindi è importante stare molto attenti quando si parla, stare molto attenti a cosa si dice, ma soprattutto stare attenti a chi pensa, a chi vorrebbe fare opere di sciacallaggio sulla morte della gente, sulla morte di persone. I libri che abbiamo scritto negli anni passati riguardavano la 'ndrangheta, vista dalla più sfaccettatura della storia, dall'interno, il modo di pensare, di ragionare di un 'ndranghetista. Anche perché fino a 5-6 anni fa non c'erano libri sulla 'ndrangheta, su Cosa Nostra c'erano tantissimi libri, sulla 'ndrangheta non ce n'erano. Dopo che abbiamo cominciato a scrivere un paio di libri con Antonio Di Caso, Fratelli di Sangue, hanno incominciato tanti, con copia e incolla. Ci sono le relazioni di associazioni, ci sono delle relazioni istituzionali, la cui parte storica è copiata da Fratelli di Sangue. E quindi si va avanti, ora c'è internet, sono i computer, in 2 mesi, in un mese si riesce a scrivere un libro, copiando un pezzettino da là, un pezzettino da là. Però poi, siccome la conoscenza, l'approfondimento di un tema non si improvvisa, ma bisogna averlo vissuto sulla propria pelle per anni, per decenni, per poter poi dire qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, altrimenti a pappagallo ripetiamo tutte le stesse cose. Con questo libro, La giustizia è una cosa seria, che il titolo originale era Il giudice va a cena da solo, poi con la prefazione di Vittorio Zuccoli, corrispondente di Repubblica e direttore della mia carta, ci ha dato l'idea che questo è una cosa seria perché è stato rimproverato il popolare nella Corte degli Stati Uniti, è stato rimproverato dal Presidente con un finale alla giustizia. Perché abbiamo scritto questo libro? Abbiamo pensato di scrivere questo libro per avere la presunzione con Antonio Di Caso, di fare delle alternative alle proposte di legge e alle modifiche normative delle quali si sta parlando, si parla da 2, 3, 4, 5 anni. E noi, ad esempio, intanto posso dire che io non sono né di destra né di sinistra, non faccio parte di nessuna corrente e posso ora parlare male di questo governo, del governo precedente, dire le cose buone di questo governo che sto facendo con la massima
Quindi nel corso di questa conversazione ci sarà la possibilità di parlare bene e male sia di questo momento che precedenza. Il prefetto è avvisato, perché mi è capitato una sera, eravamo a Taormina per presentare un altro libro, si chiama La Mala Pianta, che il prefetto a un certo punto salta, schizza dalla sedia, eravamo in una sala bellissima, era preoccupato e gli è preso il panico. Io sono qui, io sono uomo delle istituzioni, io rappresento le istituzioni, io me ne vado, me ne vado. Lui se la cantava e se la suonava. Finalmente uscito dalla sala, un po' di maggiordomi al seguito, e poi abbiamo voluto continuare a parlare. E allora, entriamo più nel concreto, entriamo più nel merito. Perché non siamo d'accordo con il processo breve? Perché per noi non è un modo di deflazionare il carico di lavoro che c'è nei tribunali. Intanto, se i tribunali fossero delle imprese private, dove mantenerebbero tutti? Perché noi siamo assolutamente fuori mercato, perché noi ancora abbiamo la struttura, l'impostazione farraginosa degli anni 50-60, a parte i computer che sono nelle stanze, a parte il fatto che ogni magistrato ha internet, però se il legislatore non dà la possibilità, e se non modifica con l'articolo del codice penale tale da consentire le notifiche con la posta elettronica certificata, noi è come se non avessimo voluto. Nella sostanza, noi perché parliamo, insistiamo tanto sulla possibilità di poter notificare, ad esempio, il quasi inutile avviso di indagine. Perché dico quasi inutile avviso di indagine? Perché tutti i processi, con i processi con detenuti, l'avviso di indagine è inutile, è un di più. Calcolate che mediamente per un processo con 40-50 imputati e indagati, l'avviso di indagine, perché va da buon fine, mediamente ci vogliono 3 mesi. Sono 3 mesi persi. E cosa accade oggi? Intanto, se i processi sono con detenuti, noi non ci affidiamo e non ci fidiamo di tutti gli ufficiali giudiziari, perché molti ufficiali giudiziari soffrono di miopia, non vedono bene i numeri civici e quindi sbagliano le notifiche. E quindi con i processi con detenuti abbiamo paura ad affidare all'ufficiale giudiziario la notifica, e quindi cosa accade? Accade che i polizie, carabinieri e finanza, anziché continuare a fare indagini, vanno in giro per l'Italia a fare i messi notificatori. Se voi chiedete al Comando Generale, ad esempio, dei carabinieri quanti milioni di euro spendono ogni anno per le notifiche, e questo è uno spreco, milioni di euro buttati al vento, perché basterebbe modificare il codice, la parte che riguarda le notifiche. Intanto dire che chiunque volesse iscritto al Consiglio degli Avvocati deve avere la posta elettronica certificata. Cioè, noi dobbiamo arrivare all'idea che la posta elettronica certificata diventi obbligatoria come il codice fiscale. Cioè, l'indigente, quello che non ha la possibilità di avere una posta elettronica certificata, glielo deve comprare lo Stato. Perché comunque lo Stato risparmia. Che noi dobbiamo vedere i numeri e pensare all'Italia, da Pantelleria a Pordenone. Non dobbiamo pensare al fatto che lo Stato compra 10 milioni di collegamenti a internet. Non è questo il problema. Si risparmia comunque, dopo che vi informate quali sono i costi delle notifiche in Italia. Allora, cosa accade? Facciamo l'esempio del quasi inutile, 415 bis, quasi inutile avviso di. Cosa accade oggi? Quando il pubblico ministero finisce l'indagine, deve avvertire le parti, quindi gli indagati, gli avvocati, che l'indagine è conclusa, quindi hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati, per chiedere dei confronti, chiedere di fare delle consulenze, altre attività istruttorie. E allora, noi dobbiamo fare questa notifica. Come si fa? O con l'ufficio giudiziario, dicevo con la polizia giudiziaria. Voi immaginate che partono dal comando provinciale, dalla compagnia, due o tre macchine dei carabinieri, della polizia, della finanza, che vanno in giro
appare diverso dal direttore. Se noi potessimo fare la proposta elettronica certificata, in 10 minuti il tempo di mettere gli indirizzi in una mail, si invia a 70 avvocati che l'avviso di dare, risparmiando quindi milioni di euro. Voi pensate, perché l'avvocato deve venire a depositare l'istanza della mia segreteria, poi io con un parere la mando al GIP e poi il GIP risponde con un'ordinanza? Ma perché l'avvocato dal suo studio non può mandare un'email sul mio computer, poi io rispondo, la inoltro al GIP con un parere e il GIP poi risponde su tutti e due i computer, su quello mio e su quello dell'avvocato? E l'avvocato ha risparmiato 2 ore mezza giornata per venire a depositare l'istanza, non inquina la strada, non perde tempo, poi passa a salutarmi e perdiamo un altro quarto d'ora, poi va dal GIP e perdiamo un altro quarto d'ora. In questo modo andiamo molto più veloci. Poi ogni volta che noi facciamo, eseguiamo un'ordinanza di custodia cautelare, tipo nei confronti di 60-70 persone, ordinanze di 1500.000 pagine, che ormai le ordinanze sono grandi così, perché la prova sono le intercettazioni telefoniche. Visto che non abbiamo più la possibilità di fare indagini alternative, cioè non ci sono più gli uomini per fare i pedinamenti, non ci sono più gli uomini per fare quasi riscontri le intercettazioni telefoniche, perché da 7-8 anni, 10 anni che non si fanno più concorsi, cioè 7-8-10 anni fa si facevano concorsi con 2.000-3.000 carabinieri l'anno, 2.000-3.000 poliziotti, 600-700 finanzieri l'anno, ora si fanno 300-400 l'anno e non si riesce a coprire nemmeno quelli che vanno in pensione. E quindi non ci sono più gli uomini per fare i servizi. E allora ci si aggrappa l'intercettazione telefonica, poi parleremo dell'intercettazione telefonica. Dicevo, quindi ordinanze di 2.000 pagine, di carta, software e ore.